per aver estratto dall'animo di una persona questa materia aggrovigliata che però ha un senso e che altrimenti sarebbe rimasta lì. Da questo punto di vista, quando uno si domanda ho fatto qualcosa di utile, secondo me basterebbe questa pagina per dire che è stato molto prezioso. Ministro, lei che funzione ha fatto quello che ha sentito? Intanto ho ricevuto una serie di spunti molto stimolanti, perché è inutile dire che bisogna fare di più in questo settore. E oggi chi ha la possibilità di fare di più lo deve fare. Fiamma ha fatto il suo, nel senso che vi ha attirato qui, vi ha sensibilizzato ad un problema a cui forse molti di voi erano già sensibili. I giornalisti hanno ripreso ampiamente il senso di questo invito, di questo richiamo, e spero che lo faranno sempre più e sempre più in maniera costruttiva. Vedete, io oggi qui sono serena perché non sono suicidata da quelle domande che spesso si fanno e che sono demolitive o critiche. Oggi siamo qui con l'aria di costruire, di voler costruire qualcosa, e questo mi rende estremamente rilassata e serena, perché quando si pensa alle cose importanti e si pensa a costruire, l'animo si rasserena. E se riusciremo a costruire qualcosa da questo incontro, ripeto, voi avete costruito l'aspetto dell'attenzione, io mi porterò dentro una serie di messaggi che dovrò in parte riportare ad altri, il messaggio dell'educazione, il messaggio della cultura, in parte dovrò e potrò trasferire anch'io impulsi normativi, impulsi di attenzione all'applicazione della legge. E credo quindi che usciamo tutti arricchiti da questa lettura, arricchiti ma nella misura in cui a questo arricchimento conseguirà anche un'operosità, darsi da fare, perché accontentarsi di dire ho partecipato sarebbe estremamente riduttivo. Ho partecipato, sono consapevole e cercherò, ciascuno di noi nel proprio ruolo, e anche coloro che oggi hanno interpretato le loro parti leggendo le parti del libro potranno aiutarci a diffondere il messaggio. Da ciascuno, dicevo, con la propria operosità, con il proprio compito, nel proprio settore, dovrà portare questo messaggio a compimento. Io dico che se ci potessimo dare un appuntamento ideale per vedere se tra un po' di tempo, in una data che poi magari stabiliremo, qualcosa è cambiato attraverso questi vostri messaggi, questi nostri messaggi, attraverso quello che noi tutti ci impegniamo a fare, dopo aver tratto appunto, questo è il senso profondo del libro, fare qualcosa, l'invito a fare qualcosa, non soltanto ad essere critici, ma a costruire una coscienza sociale, a costruire una struttura normativa che aiuti nel riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e nella vera affermazione del diritto di uguaglianza tra cittadini.